cominciamo dalla fine, dai giorni scorsi. Due giorni fa sono stati fatti pervenire 14 avvisi di garanzia a 14 persone per l'occupazione dell'orto Felice Cascione. La lotta continua, non abbiamo paura di questi avvisi di garanzia, soprattutto perché essere denunciati da una banca in questo momento vuol dire essere nel giusto, ne siamo fermamente convinti. La vicenda di questo stabile tutti la conoscete. Banca d'Italia, che a fine 800 viene fatta su terreni comunali, dismessa da anni e tenuta solamente come valore, come un puro valore economico. Questo stabile per loro è un'altra occasione per speculare, per fare soldi. Siccome le banche, i banchieri, con i loro spread, i loro derivati, le loro speculazioni, sono i padri fondatori di questa crisi, noi affermiamo ad alta voce che non è giusto che tengano anche questo, lo devono ridare alla città, lo devono ridare subito. Per questo abbiamo occupato l'orto, per questo abbiamo occupato il giardino, per questo stiamo raccogliendo una petizione che ha riscosso grande successo, per questo vogliamo dirlo a chiunque, questo stabile, questo giardino non devono restare nelle loro mani. E non è però solo la questione di questo stabile, di questo palazzo, di questo giardino. Il problema è molto più grande. Il problema è che sistematicamente le banche, l'alta finanza speculano sulle nostre vite, assaltano il nostro welfare, i cittadini e noi non ne possiamo più, il popolo, la gente non ne può più della loro arroganza, la stessa arroganza che hanno usato sui giornali per risponderci dicendo di stare tranquilli, che loro avrebbero venduto questo stabile e anzi hanno venduto già altri 12 appartamenti e noi non ne sapevamo nulla, questa è la loro arroganza, questo è il loro capire la gente. E allora noi vogliamo dirlo forte ai banchieri, all'alta finanza, a questi governi impotenti che si fanno abbindolare dal loro denaro, che il loro spread siamo noi, lo saremo quest'autunno, lo saremo in futuro. La lotta continua. Qualcuno vuole fare l'intervento? Vincono sempre più forti, caro, tu puoi gridare finché vuoi, non ce la fanno. Ma senti con il terreno degli imperi. Ecco, ora ho visto che c'è il nostro ufficiale giudiziario che si avvicinerà a pignorare lo stabile ai banchieri per ridarlo alla città. Lui è il primo autentico ufficiale giudiziario del popolo. Un applauso! Il nastro, perché sennò non è valido il sigillo. L'aiutante con il nastro, grazie. Levati dai maroni. Eccoli, la loro perentoria e autorità. E requisiscono, direi anche coadiuvati da un numero imponente di forze dell'ordine, temendo la reazione smisurata dei banchieri. Oh banchieri, ci avete fatto guerra, vi siete presi tutto, ridateci la terra. Oh banchieri, ci avete fatto guerra, vi siete presi tutto, ridateci la terra. Ora le banche lo sanno, l'ufficiale firma, rompere il sigillo è un reato penale, lo diciamo ai banchieri, d'oggi in poi non potranno più rimettere piede in questo stabile della città.
almeno fa più soldi. Cartolarizzati e lasciati abbandonati per anni. Noi crediamo in questa battaglia, non ci siamo presi 14 denunce per caso. Crediamo veramente che restituire questi immobili alla città possa voler dire vincere una battaglia importante, possa voler dire invertire, dare il primo segnale per invertire veramente rotta in questa città. Noi stiamo raccogliendo, abbiamo promosso questa petizione, questa raccolta firme che intendiamo proporre e presentare al prefetto. Voglio dirlo qua pubblicamente e denunciarlo pubblicamente, il fatto che è ben 2 settimane che abbiamo chiesto un incontro con il prefetto di Imperia. Ad oggi il prefetto di Imperia non ci ha ancora ricevuto. Vogliamo ribadire pubblicamente con questo presidio che la questione di Banca Italia, di questo immobile, non può essere destinata a cadere nel nulla e che il prefetto, che quando eravamo dentro al giardino, si è fatto garante di un incontro, deve mantenere la parola e ci deve incontrare. È l'unica figura istituzionale realmente stabile in questo momento nel territorio di Imperia. Chiediamo che si faccia garante di un tavolo di trattative tra noi, Banca d'Italia e il Comune di Imperia, affinché quest'ultimo faccia rivalere i suoi diritti su tutto l'immobile. Le barche non riescono a entrare, decine di indagini, soldi pubblici, spazi privati in cui i pubblici pagano ai privati i soliti centinaia di migliaia di euro. Giri, rigiri, non ne possiamo più, la città non ne può più di questa situazione, ci siamo rotti tutti i coglioni, scusate la parola, e allora da oggi in poi si svolta, noi ci proveremo, ci riprendiamo tutto, questo lo vogliamo dire ai vecchi poteri e ai poteri vecchi che fanno finta di diventare nuovi perché hanno qualche anno in meno di quelli degli altri, sono stati 10 anni con le mani nella pappatoia dello schifo di questa città. Basta Scaiola, Imperia libera! Vogliamo un'Imperia libera, libera! Quindi, diciamo agli agenti di Igos, là non prendete ferie ad agosto, perché succederà di tutto. Libertà di Ortaggio! Ortaggio è libero. Ah, è carica ancora un po', vedi? Ah. È un primo passo, è un passaggio importante. Speriamo che questo nastro resti qua per molto tempo e speriamo che loro non vendano questo stabile a un cazzo di nessuno, perché non si meritano questi milioni di euro, ne hanno già troppi, ne fanno già troppi. Loro e Draghi, capo della BCE, che ci mette in ginocchio, a noi ancora per poco questo non è accaduto, ma Grecia e Spagna stanno soffrendo la dittatura economica della Banca Centrale Europea e questa è la tendenza che bisogna invertire. La crisi si combatte con l'economia reale, col lavoro, non con un panegirico di parole sullo spread. Lo spread non esiste, lo spread è solo vostro! Grazie.